Siamo al plesso Giovanni Pascoli del Fiano, fa parte uno dei plessi dell'Istituto Comprensivo Certaldo. Quest'anno sapete che è un anno particolare per via dell'emergenza sanitaria e quindi i nostri open day possono essere solo virtuali. Abbiamo pensato a delle dirette Facebook durante il giorno dell'open day e poi a creare dei piccoli video che un po' facciano capire quali sono le peculiarità di ogni singolo plesso. Oggi siamo proprio qui al Fiano per spiegare che cos'è questo piccolo plesso e che cos'è questa piccola scuola. Una piccola famiglia, sono solo 5 classi, classe molto piccoli. Quali sono i pregi di lavorare in un plesso così piccolo? Il fatto appunto che tutti si conoscono e tutti possono collaborare tra loro. Quindi io ho solo un consiglio da darvi. Se abitate nei plessi del Fiano, se abitate a Certaldo, se abitate a Montespertoli, a Tavarnelle, scegliete il Fiano perché è ancora una scuola a misura di bambino. Grazie. Ed eccoci qua a presentarvi il Pascoli Village, il luogo migliore per trascorrere mesi da sogno. Un piccolo villaggio accogliente con tutti i comfort, dove vi sentirete coccolati come a casa vostra. Abbiamo per i nostri villeggianti risate da offrire e momenti di vero relax. Con il 100 menestre, con spa senza costi aggiuntivi. Abbiamo inoltre, quando piove in giardino, una piscina olimpionica. Non dimenticate il costume. Al Pascoli Village non tralasciamo lo studio. Ogni tanto lavoriamo anche, ma soprattutto ci divertiamo. Siamo sereni e stiamo davvero tutti insieme come una grande famiglia. Per le tue vacanze, non avere dubbi. Thank you.
buongiorno, io sono il mago Andrea e ora vi presenterò la principessa e il funghetto che vivevano in un castello magico. Ciao, sono la principessa Chiara e questo è il mio amico funghetto. Ciao, io sono funghettoso. E un giorno arrivò un bambino. Ah, c'è un bambino, aiuto, scappiamo! Arrivò l'unicorno magico. Ciao, io sono l'unicorno bianco che farà scappare il bandito. Bibibi, bibibo, bibibà, il bandito scomparirà. Che è successo? Ah, scusate, non mi sono presentato, mi chiamo Tommaso, lo gnomo. Comunque, cosa è successo? Ho fatto scomparire il bandito. Brava! Allora si può fare una festa? Ale! Sì, festeggiamo! Evviva!